Oggi pasta alla carcerata. Buonissima. Iniziamo dalla cipolla, la tritiamo. Ci do ancora un trito con la mezzaluna. Olio, cipolla e andiamo sul fuoco. Lo facciamo rosolare a fuoco dolce. Speriamo la salsiccia e la dividiamo a tocchetti così. Ecco, ci siamo. E tritiamo il prezzemolo che terremo poi da parte. Un primo piatto sostanzioso, ma molto facile da realizzare, ideale anche per chi non ha molta pratica ai fornelli. Dopo qualche minuto uniamo la salsiccia. Quando inizia a cambiare colore, sfumiamo con il brandy. E facciamo cuocere circa 10 minuti. Si formerà un sughino che facciamo restringere. Ci siamo quasi. Uniamo la passata di pomodoro. Un po' di acqua, quella che serve per lavare la bottiglietta. Mescoliamo. Saliamo e lasciamo cuocere 10 minuti. Nel frattempo buttiamo la pasta. Consiglio di usare pasta corta. Guardate che bello già così, fa venire l'acquolina. Uniamo la panna. E mantechiamo bene prima di spegnere il fuoco. Ecco, scoliamo la pasta al dente e la buttiamo direttamente in padella. E mescoliamo. Una bella spolverata di prezzemolo. Amalgamiamo bene il tutto. E la nostra pasta da carcerata è pronta per andare in tavola. Mi raccomando, non aggiungete molto al menù, basta solo un contorno perché la pasta è davvero ricca, nutriente e molto sostanziosa. E serviamo nei piatti bella calda. Ancora poco prezzemolo e siamo pronti per l'assaggio. Buonissima.